La sua presenza questa mattina è importante e significativa per una comunità che si è rimboccata le maniche e ha rimesso in sesto una preziosa testimonianza come la Chiesa del Bagnone. Certamente sì, la Chiesa è bellissima, ma la comunità è ancora più bella perché nel momento del bisogno abbiamo visto come tutti hanno dato la propria mano per aiutare e per rimettere in funzione la casa del popolo di Dio che ne ha bisogno. Ci fermiamo fuori stamattina per rispetto verso le istituzioni, domani mattina certificheranno tutti che ci si può entrare dentro senza problemi. Beh, è la più antica chiesa della diocesi, non tocca a me fare dichiarazioni di storia dell'arte, ma sicuramente si va ben indietro e siamo probabilmente quinto, sesto secolo, quindi si va davvero indietro. Un'ultima battuta, bisogna avere un pochino più diciamo di rispetto per il territorio, perché quello che è successo forse non è legato solamente al caso. Sì, va bene, al territorio fisico senz'altro bisogna, però io vorrei dire che il territorio più importante, più bello che abbiamo visto in questo momento di difficoltà è il popolo aretino, perché tutti si sono rimboccati le maniche, tutti hanno cercato di fare del loro meglio, vuol dire che tutto sommato questa città è viva. Beh, è stato un momento difficile, però questa chiesa è stata rimessa in sesto grazie all'opera di tanti volontari. Tantissimi volontari, sicuramente hanno fatto un'opera egregia, qui c'erano circa 180 centimetri d'acqua e in poche ore hanno veramente si sono sostituiti alla protezione civile che in quel momento era assolutamente impegnata in tantissime altre cose. La situazione statica, ho dato insieme all'ingegnere Lasagni, sembra che sia assolutamente buona. Ovviamente c'è da attendere le analisi degli enti competenti, però in questo momento la messa verrà celebrata esternamente, unicamente proprio per rispetto di tutte le autorizzazioni necessarie degli enti preposti.